dei circuiti preferiti per quanto mi riguarda. Ci siamo divertiti, ora facciamo la prefinale e la finale, vediamo come va. Buongiorno, sono Gaspar Melotta della Cinta Materiale. Ho avuto un piccolo problema che si è schiavettato il pignone, però qua vedo che è una bella manifestazione, il pubblico pure, anche altrettanto, mi è piaciuta questa pista. Bene, spero di fare nella gara 1 e gara 2 ovviamente. Buongiorno da Mazara del Vallo, oggi siamo stati premiati con il bel sole, le categorie sono affollatissime e ci sarà da divertirsi. Questa è la penultima prova di campionato e siamo abbastanza competitivi, penso che vi faremo divertire, le categorie sono abbastanza affollate. L'ho trovato abbastanza bello e impegnativo. In qualifica abbiamo fatto la prima posizione, ora speriamo per la prefinale di fare una bella gara. Buongiorno, sono Maria Saballa, vengo da Castellammare del Golfo, ho 14 anni, e partecipo alla 125 Liberty Junior, porto in terza posizione e mi sto giocando al campionato. Una bella manifestazione, un buon tempo, e grazie a tutti, grazie ai miei genitori. Bello, bel tracciato. Come ogni anno vedo che c'è un buon pubblico e oggi nella nostra categoria partiamo dalla seconda posizione sperando il meglio, cercheremo di fare il tutto possibile per vincere la gara anche se gli altri non sono qua per giocare. Oggi lo sport a Mazara ha trionfato, ha vinto, grazie anche a questa manifestazione di karting del circuito cittadino, un evento che è stato patrocinato dal Comune Mazara del Vallo e che comunque ha visto diverse aziende, diverse imprese mazarese contribuire con degli sponsor ufficiali. Io ringrazio la cittadinanza di Mazara del Vallo che ha colto il vero significato, nonostante qualche piccolo disagio, e chiediamo scusa ai cittadini. Nonostante qualche critica che ci sta, anche se a volte è spropositata perché è distruttiva, dico che il tempo c'è stato clemente, l'evento sta riuscendo, siamo riusciti a promuovere la nostra città anche grazie attraverso questa bellissima manifestazione sportiva, infatti ci sono parecchi piloti provenienti da tutta Italia e questo ci deve inorgoglire, questa è la strada da seguire e non la strada della critica, noi ci mettiamo la faccia, dico sempre a chi critica cercate di fare meglio di queste persone che mettono anima e cuore nell'interesse di promuovere il loro sport, ma non solo, nell'interesse di fare migliorare questa città. Noi ci stiamo provando e non abbiamo intenzione sicuramente di abbandonare questo percorso, perché lo sport è il cuore pulsante della nostra città, lo dimostra la massiccia presenza di tutti i cittadini, lo dimostra la massiccia presenza di tutti i piloti, dobbiamo lavorare su questa strada, diverse discipline sportive ogni anno organizzano gli eventi come triathlon, come ciclismo, come il nuoto, come la gara di go-kart, noi rispettiamo tutti gli sport, il calcio, non facciamo diciamo differenze di scelti sportivi, l'obiettivo è quello veramente di regalare dei sorrisi ai nostri cittadini e noi oggi ci stiamo riuscendo, chiediamo più collaborazione ai cittadini, alla fine questa manifestazione dura 2 giorni, il tempo c'è stato clemente e ci ha aiutato e spero tanto che il prossimo anno questo evento si possa ripetere, io un'idea ce l'ho. La mia idea è quella di riportare questo circuito cittadino nel centro storico della città, nella Corso Umberto come era 10 anni fa, ma addirittura lancio un'ulteriore proposta, fallo in notturna, forse sarebbe il primo in Sicilia, ma il centro storico di Mazara si presta, quindi ci lavoreremo tutti insieme. Mazara voglia di emergere, lo dimostrano tutte le aziende che comunque mettono sempre le mani in tasca nell'interesse di sponsorizzare questo evento e noi ci siamo. Mazara è un'esplendida città e merita veramente di essere valorizzata per quello che vale, perché anche i piloti che vengono da Nord Italia dicono che Mazara è una città strepitosa.
Per fortuna è andato tutto bene, l'assetto è stato fantastico, grazie alla TRT, di Vincenzo Vagante abbiamo messo il kart al meglio possibile e ci siamo portati a casa un bel po' di punti per il campionato italiano. Adesso abbiamo la finale, teniamo le dita incrociate, puntiamo sulla Sicilia e cerchiamo di vincerla. Stremato dalla gara, però ce l'abbiamo fatta. Anche partendo dalla seconda posizione siamo riusciti, almeno la prefinale, ad arrivare primi. Vediamo per la finale se possiamo concludere alla stessa maniera. Grazie a tutti. In questa magnifica giornata di competizione e allo stesso tempo di festa, io rappresento la mia azienda, la Futuro Oil, che ha creduto e investito molto in questa manifestazione, soprattutto in questo sport che riesce a, diciamo, a riunificare molte famiglie, molte persone, i team che corrono dietro ai piloti. Diciamo che sono delle giornate di vera festa. C'è un'organizzazione qui a Mazara impeccabile. È riuscita la giornata, la manifestazione in maniera perfetta. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a organizzare questa bellissima giornata, a partire dall'amministrazione comunale, alla famiglia Anastasi, alla federazione di kart Sicilia, e vi volevo fare complimenti in prima persona. Io sono onorato di essere stato sponsor ufficiale della manifestazione, perché l'azienda ci ha creduto, ci continuerà a credere e si cercherà sempre di fare di meglio in futuro. Grazie. Grandissima manifestazione a Mazara del Vallo, quinta campionato italiano dei circuiti cittadini 2018. Mazara ha risposto benissimo, il tempo fortunatamente ha permesso tutto ciò. L'augurio e l'auspicio che il prossimo anno si possa ripetere. La gente dagli sguardi, dagli svolti molto contenta, e speriamo al prossimo anno di riconfermare questa gara. Ho visto che il popolo mazzarese è affamato non solo di calcio ma anche di auto, e è stato un bellissimo evento, addirittura quest'anno è pure nazionale, è una cosa molto, molto importante, e grazie un po' a tutto lo staff che c'è dietro. Ha avuto un bellissimo seguito questa manifestazione. Addirittura proponevo a Foggia, c'è anche un'altra disciplina pure famosa dove i mazzaresi stanno facendo, si può dire, la storia, e si pensava di organizzarla per il prossimo anno qua, e sarebbe la disciplina dello slalom. Ora vedremo il seguito, l'ho proposta all'assessore, vediamo cosa possiamo riuscire a fare anche per questa disciplina, dato che il popolo mazzarese è anche affamato di auto. Ormai il tempo della P2 è finita, passeremo allo sport prototipo, e il team Le Borse sarà ingaggiato dalla McLaren Formula e il capo manager Giovanni Topazio, e poi ci sarà lo sponsor ufficiale che sarebbe Autologica di Mazara del Vallo. Noi siamo il numero uno, dove ne mettiamo, basta, fine. Mazara è questa. We'll be right back.
questa prova, settima prova del campionato regionale circuiti cittadini, e anche validità trofeo Italia, trofeo nazionale. Tanti piloti, 70 piloti provenienti anche oltre lo Stetto, quindi piloti da Ancona, dal Veneto, dall'Umbria, in questo meraviglioso contesto sportivo. Gara tiratissima, ieri una giornata che ha caratterizzato, ha penalizzato un pochino le prove libere, però oggi domenica il sole faceva appunto da cornice a questa magnifica manifestazione. Io ringrazio la città di Mazara, Ciccio Foggia, consigliere comunale, che si è veramente prodigato, il sindaco, per appunto gli omaggi dedicati ai piloti. Hanno voluto fortemente partecipare qui a questo trofeo. Un grazie va rivolto ai commercianti per la collaborazione, e un grazie soprattutto alla Futuro Oil, che è stato lo sponsor principale di questo evento qui nazionale. Quindi grazie Silvio Villari, grazie alla città di Mazara, e un appuntamento sicuramente all'anno prossimo. Grazie a tutti.